Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura. L'emergenza sanitaria continuano ad aumentare i casi di contagio, così come i ricoveri. Il governo Draghi valuta l'ipotesi di un nuovo lockdown nazionale. Passiamo alla cronaca. I carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato due uomini per un efferato omicidio di camorra. La politica cittadina. Torniamo ad occuparci del Consiglio Comunale monotematico sull'ospedale Maresca. Ieri è intervenuto a Torre del Greco anche il consigliere della Lega Severino Nappi. In chiusura l'intervista a Carlo Riccio, delegato tecnico per le attività economiche e produttive del comune di Torre del Greco. In cantiere progetti molto ambiziosi. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Covid, governo pensa ad un nuovo lockdown totale. Il coronavirus continua a diffondere paura nella penisola italiana. La terza ondata sembra ormai essere alle porte. Una fase questa che sta mettendo di nuovo in ginocchio il sistema sanitario italiano. Causa anche un ingente numero di contagi con varianti come quella inglese più aggressive che destano preoccupazione. Il numero di asintomatici sta lentamente cedendo il posto alle persone sintomatiche, andando così a gravare sulle sale intensive che tornano ad essere al collasso. Un'Italia chiamata ad un nuovo sforzo, una nuova battaglia. Il nuovo governo Draghi ha proprio nella scorsa settimana proceduto ad una nuova rimodulazione in fasce con misure maggiormente restrittive, dove si è vista per la prima volta una zona bianca, per ora solo in Sardegna, che getta una parvenza di normalità in vista del futuro. Ma ad oggi il Comitato Tecnico Scientifico non è soddisfatto delle misure prese e soprattutto delle modalità con cui le fasce e annesse misure restrittive vengono attuate. Controlli che rasentano lo zero, popolazione che trasgredisce le norme e i contagi che ogni giorno continuano a porre numeri sempre più alti alle ASL territoriali. Spunta quindi l'ipotesi di una nuova stretta per le regioni italiane. Le proposte vedono una zona rossa maggiormente ferrea in stile Codogno. Chiusura nei fine settimana non solo in zona rossa, divieti di spostamento intercomunali e misure rigide anche nelle fasce di basso rischio come gialla e bianca. Opinioni contrastanti che vedono coinvolti i governatori delle regioni, tra chi trova inutile ulteriori norme restrittive in territori a basso o zero rischio. Come quanto dichiara il governatore della Liguria Giovanni Toti, che afferma: credo che fare misure uguali per tutto il paese non sia la scelta giusta. Che senso ha bloccare i fine settimana in Sardegna, una regione bianca? Servono misure mirate laddove c'è necessità, non ovunque. Pensiero contrastante invece quello del sindaco di Bari, nonché presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, che teme una terza ondata e chiede misure restrittive per evitare di entrare in un nuovo vortice di contagi che potrebbe mettere in ginocchio, stavolta in modo serio, il sistema sanitario ormai giunto al suo punto di rottura, soprattutto nel sud Italia. Il popolo italiano è quindi chiamato ad un ulteriore sforzo, una sfida che coinvolge i cittadini a porsi nuove e continue restrizioni, ma anche alle istituzioni, che nel mentre dovrebbero incrementare notevolmente i numeri della campagna vaccinale. Intanto, nelle ultime 24 ore, si è visto il più alto tasso di terapie intensive dallo scorso 3 dicembre, 278 i ricoverati. Ristabilire il contact tracking, ovvero lo storico delle persone con cui i contagiati sono entrati in contatto. Questo è l'obiettivo. Sequenziare e seguire i contagi e i loro collegamenti, così da poter leggere e identificare prontamente le nuove varianti. Un dato di certo importante per tener traccia del virus, ma anche il più improbabile da registrare, in quanto un numero di 20.000 positivi in un giorno significherebbe per le ASL locali contattare circa 60.000 persone, ipotesi alquanto difficile. Operazione che effettuava in modo automatico l'app Immuni, fortemente voluta dal governo, che si è poi tramutata in un fallimento totale, con avvisi che arrivavano ai pochi utenti della piattaforma, anche 20 giorni dopo essere entrati in contatto con un contagiato. Parola quindi alla cabina di regia, che è chiamata ad una nuova e sempre più complessa decisione. Oltre al dramma sanitario, il governo è chiamato a vagliare quelle che sono le criticità connesse al sistema economico del paese, con numerosi imprenditori e lavoratori sull'orlo della povertà. Una scelta non facile, ma che si propone per essere l'ultimo sforzo nella guerra al Covid-19.
Le restrizioni vanno di pari passo con la campagna vaccinale, che ad oggi resta unica via d'uscita al problema. Ma purtroppo, anche su quel fronte, l'Italia vacilla. Vaccini che non arrivano, ritardi sulla somministrazione, problemi burocratici e logistici per la prenotazione degli anziani stanno rendendo faticosa e radente l'impossibile questa campagna vaccinale, che ad oggi resta l'unico modo per poter rialzare il capo ed ergerci a sprazzi incondizionati di normalità che però ad oggi sembrano essere più che lontani. In data odierna i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini di 44 e 48 anni, quest'ultimo già detenuto ai domiciliari, gravemente indiziati di essere gli esecutori in concorso di un efferato omicidio di camorra. L'odierno provvedimento scaturisce da un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, DDA, relativa alla scomparsa di Calorei Raffaele, denunciata dai familiari e carabinieri di Castellammare di Stabia il 10 settembre 2012. Le indagini hanno permesso di stabilire che il giorno stesso della scomparsa, attraverso uno stratagemma, la vittima veniva attirata in un'abitazione dietro il pretesto di poter discutere più liberamente di affari criminali relativi al traffico di droga. Fatto ingresso nell'appartamento, il caro lei veniva fatto accomodare al tavolo della cucina, dove in un attimo di distrazione è stato avvinghiato alle spalle da uno dei due complici che, bloccandolo nei movimenti, ha permesso all'altro di posizionargli al collo una corda, tirata alle estremità rispettivamente da entrambi, mentre un altro complice gli bloccava le mani per impedirgli di potersene liberare. Una volta ucciso, il cadavere dell'uomo è stato imbustato e caricato a bordo di un autoveicolo, con il quale è stato trasportato in un fondo della zona di Via Schito e lasciato nella disponibilità di un altro complice che ha provveduto autonomamente a disfarsene senza più permetterne il ritrovamento. All'omicidio forniva un importante contributo anche un giovane, all'epoca minorenne, che con il ruolo di vedette si è posizionato nei pressi dell'abitazione, dove è avvenuto l'omicidio, sorvegliando la strada da eventuali situazioni di pericolo. L'omicidio di Calorei Raffaele sarebbe avvenuto in esecuzione all'ordine emanato dai vertici del clan d'Alessandro nei confronti di tutti coloro i quali, precedentemente affiliati al contrapposto gruppo Omo Bono Scarpa, avevano partecipato all'omicidio di Verdoliva Giuseppe, autista e persona di estrema fiducia del defunto capo clan d'Alessandro Michele. Regione e ASL facciano chiarezza sul caso dell'ospedale Maresca. Ieri al Consiglio Comunale monotematico di Torre del Greco è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi. In questo momento di emergenza sanitaria bisogna potenziare e non smantellare gli ospedali. Manca una sanità di prossimità, ha sottolineato. Credo che sia nostro dovere come Lega di prendere l'impegno di riportare la tensione sana, non tensione polemica, di questo territorio rispetto al tema, chiedere all'amministrazione regionale di assumersi la responsabilità, innanzitutto di chiarire quello che sta accadendo, perché mi sembra che al di là di ogni cosa la vera questione sia essenzialmente quello che, se persino l'amministrazione comunale, se persino i consigli comunali di Torre non hanno contezza di quello che sta accadendo rispetto al presidio ospedaliero del Maresca, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona e non è tempo di segreti, non è tempo di uomini sopra il comando, non è tempo di giochi nascosti. C'è bisogno di chiarezza da parte dell'amministrazione regionale, da parte dell'ASL competente, per capire esattamente che cosa succede, perché sia chiaro quello che si vuole fare e tutti possano saperlo prima. Non è mancato l'impegno di portare il caso Maresca all'attenzione del Presidente della Giunta con un'interrogazione. Siamo pronti ad un'azione corale che vada oltre i colori politici. Quando è in ballo la salute e il futuro di una comunità, ha concluso Nappi, bisogna fare gioco di squadra. In secondo luogo credo che sia il tema centrale del nostro impegno, sia quello di portare la questione dell'ospedale Maresca e in generale la questione della sanità di prossimità in un contesto regionale. Ci prendiamo l'impegno di portare la questione, solleveremo nei prossimi giorni un'interrogazione al Presidente della Giunta per capire esattamente che cosa sta accadendo, raccogliendo i lavori di stamattina e soprattutto valuteremo le condizioni per poter chiedere anche un consiglio monotematico su questo tema. Credo che l'impegno di stamattina e la presenza di stamattina è funzionale a costruire con questo consiglio, con gli amici che vi siedono, la
l'impegno ad un'azione comune che vogliamo tradurre, anche secondo quelli che saranno i risultati dei lavori odierni, in un'azione corale che, e questo è importante dirlo, deve andare oltre le parti politiche. Mi hanno segnalato alcune assenze, me ne dispiace, perché credo che qui sia un tema che appartiene a tutti e rispetto a questo abbiamo bisogno ovviamente di un'azione che tenga dentro a tutti i livelli maggioranza e opposizione. Quando è in ballo la salute, quando è in ballo il futuro di una comunità, bisogna avere la capacità e la determinazione di agire in questa direzione. Ancora una volta questa amministrazione non resterà né ferma né inerme, avendo tutte le necessarie vie e le dovute procedure istituzionali per cercare di restituire la dovuta dignità al presidio ospedaliere della città di Torreglia. Per questo, signor Presidente, voglio concludere il mio intervento con questo preciso invito che rivolgo all'intera Assisi. Innanzitutto auspico la redazione di un verbale a fine dei lavori del Consiglio, come altri consiglieri hanno chiesto, con un documento di intenti del quale possa farmi portavoce con i dovuti e deputati enti sovraccomunali. Poi vorrei invitare a replicare questa buona prassi dei consigli monotematici, ma non soltanto quando ci sono evidenti criticità ed emergenze, da calendarizzare nei diversi in modo periodico per affrontare in modo costruttivo di volta in volta diverse problematiche per le quali offrire ai cittadini torinesi le giuste dovute soluzioni. Dopo l'intervento in chiusura del sindaco Giovanni Palomba, praticamente assente in aula per quasi tutta la durata del dibattito, i lavori si sono chiusi affidando alla seconda commissione consiliare il compito di sintetizzare le proposte emerse con un documento che sarà inviato al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Un copione già visto negli anni che, nonostante le mobilitazioni di associazioni e comitati, non ha portato ad oggi a risultati concreti per la collettività, che ancora oggi chiede a gran voce un ospedale. Siamo qui oggi con Carlo Riccio, che ha ricevuto un'importantissima delega fuori giunta dal Comune di Torre del Greco. Si tratta dello sviluppo delle attività economiche e commerciali e loro internazionalizzazione sul comune, sul territorio di Torre del Greco. Una delega importante soprattutto il clima in cui viviamo, un clima dove l'economia sembra ferma e ha bisogno assoluto di un qualcosa che la rilanci anche nel mondo. Qual è la situazione attuale di Torre del Greco? Questo è un incarico che finalmente a Torre del Greco riusciamo a delineare le forze produttive, ma con una sorta di censimento. È sempre mancato, diciamo, quella connessione fra impresa e amministrazione, dove poi giustamente le imprese hanno avuto difficoltà nel tempo poi anche di espandersi, quindi diciamo c'era la volontà da parte dell'impresa di espandersi, però mancava proprio quello che dicevo poc'anzi, questo connubio fra entrambi le posizioni. Con questo incarico io sto facendo un monitoraggio di tutto il nostro territorio, dove poi verrà effettuato un lavoro di selettivo di tutte le associazioni. Quindi io mi sto adoperando con tutte le aziende, diciamo i brand più importanti che rappresentano un poco Torre del Greco, affinché da questi brand noi riusciamo poi a incanalare tutti i settori commerciali. La progettazione è molto ampia, ci baseremo poi in qualcosa di grosso, perché Torre verrà inglobata in un grande brand. Questo e poi un brand che io poi a tempo quanto prima darò il nome di questo grande brand, che andrà a identificare tutta la posizione tecnica di Torre del Greco, perché la mia progettazione è una progettazione socio-economica tecnica commerciale. Quindi le maestranze sono tante, le potenzialità sono tante, ma manca o è mancato finora un connubio con l'amministrazione che possa valorizzarle. Ora c'è terreno fertile per questo connubio, per questa unione? Stiamo identificando tutti i settori, quindi io quando ascolto questi brand, che poi saranno loro ad attirare vicino a loro tutte le loro tutto quello che è il terziario, tutto quello che è la filiera commerciale del, diciamo, del loro settore, noi così identifichiamo finalmente
i settori. Sono in programma tavoli tecnici, tavoli di incontro fra le varie realtà locali e l'amministrazione? Io mi auguro in brevissimo tempo di iniziare questi tavoli tecnici, fra virgolette, un po' anche più ampi. Oggi l'amministrazione, la politica, la vera politica sana ma tecnica, ha il compito principale di ascoltare ma risolvere. Chiudiamo con una nota ottimistica. Come può diventare Torre del Greco fra qualche anno? Cosa può essere a livello internazionale? Allora, Torre del Greco, su questo tipo di questa progettazione che io ho fatto e sto portando avanti, conto che il PIL di Torre del Greco potrà iniziare ad avere almeno un punto in più, e parliamo di tanto, perché un punto significa rimettere in modo piano piano su questa progettazione tutto quello che è lo sviluppo finalmente che Torre del Greco aveva, non ha avuto, ma oggi inizierà ad avere. Questa è la cosa fondamentale. Quindi io credo molto molto in questo programma tecnico e finalmente iniziamo. Io poi amo molto il mio territorio, sono nato, ho famiglia, vivo, e poi vedere che le potenzialità di un territorio così, fra virgolette, arido per tante problematiche, oggi quest'arido dovrà essere, come si dice, un campo in fiori. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che potete inviare info o segnalazioni all'email redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.